Vieni. Stasera si metterà un pezzo, stasera metteremo un pezzo Gianni bellissimo Giannini. Di lui. Gianni Giannini. Il mitico Gianni. Come? Purtroppo se sei rock non ti garba il portafoglio più rock della storia. Il tempo è fatto. Mi garba, fai te. Ce l'ho sentita. Sì, ma mi ci sta, a me mi diventa così. Però è rock. Questa trasmissione andrà a finire purtroppo perché non c'è soldi da investire. Capito? Teleregione? Oggi siamo umili, Grazie per avermi dato le cuffie buone, Ma sono la sega, sono quelle che ci sono. Ma ci sono. Le mie mi si sbriciolano negli orecchi, vieni via. Vai, papà. Non mi voglio ma manco le cuffie. Oh, aspetta! Radio Rosa! Ciao! Radio Rosa! Va ora in onda il traliccio con i gemelli siamesi e Lorenzo Meazzini. Bene ragazzi, ci siamo. Ma quale bene, una sigla brutta così non si sentiva dai secoli dei secoli. Puntata speciale stasera perché voi non vi ricordate, non sapete che giorno è oggi? Oggi lei il 10 di marzo. Bene, allora dovete sapere che la festa dei finocchi. No, è vero. Precisamente un anno fa cominciava l'avventura con il traliccio a Radio Rosa. No, oggi è compleanno, non diciamo ci era il 4 marzo dell'anno scorso, quindi insomma è un anno preciso di traliccio. È un anno preciso e si dà i soldi. Senti? A Pippo. Sì. Quindi ragazzi, siete sulla frequenza giusta, questa è Radio Rosa e questo è il traliccio. Raul, è un anno. Gemelli siamesi e Lorenzo Ma è un anno che si dà soldi è a Pippo. Veramente. Guarda, c'è Pongo, Pongo e Peggy. Della area dei 101, hai visto quelli? Sì, sì. Lo allora... sai chi la carica non 101? Sì. No. Ciao ragazzi, come state? Chi sei? Facciamo gli auguri, dai. Auguri a chi? A noi. Oh, auguri, è un anno. Tanti auguri. Cos'è questa cosa? Io vi ho tanti auguri. Ma io spero buon traliccio. Tanti auguri ai traliccio. Tanti auguri ai traliccio. Tanti auguri a... ho fatto la Udo. Lui è quello che va a scuola dai Bertini. Bertini, auguri ai traliccio perché è una trasmissione bellina, Ciccio. Ragazzi, appicciamo il bottone. Ma te Emiliano stasera sei in forma, la fai questa trasmissione? No, io questa trasmissione la faccio solamente se è una trasmissione rock e se la prima canzone che mi manda è rock a bestia. Da vedere, Se no cos'è? Questo è rock anni 80 bestia, ragazzi. Alberto Camerini. Ah, sì. Però ma cosa c'è di più rock degli anni 80? Senti. Rock and Robot. Chi l'ha scelta questa canzone? Di spacco una bottiglia nella bocca io. Sono stato io, Piero Pelua. Ti avevo chiesto un altro Piero Pelua. Però mi garba. Non so perché non l'ho girato. Eppure anche era una bella foto. Lo sai chi l'ha detto non so perché non l'ho girato? Bicchieri di che colore? Rosa. Ragazzi, anche stasera c'è da godere a bestia, viene Mr. Grey. Attenzione! C'è da spostare una macchina in via. Ma dobbiamo ascoltarla tutta. Aspetta ragazzi! Io spero. È morto lui? Ragazzi! Camerini è ancora vivo? Ragazzi, sono chiuso! Mi hanno chiuso in bagno, aiuto! Mea, esci dai bagni! Io ti voglio! Rockin' on robot! Rockin' on robot! Rileggilo per bene. Scusa. No, rileggila. Reggi. Lo diceva a memoria. Con parole tue. Rockin' on robot. Allora, a memoria, dentro di me, sotto la doccia. Rockin' on robot. Questo è un po' come Barcellona. Io c'è Barcellona. Barcellona. Invece rock'n'roll. È rock'n'roll. Allora, a proposito, ma che dice la sigla della Champions League? Come fa? Fatemi. Vai Mea. E poi introdotto in toscano. E campioni. No. Ma e cosa campioni. Dici? No, prima penso sia qualcosa in tedesco. In tedesco? So. O in latino, boh, non lo so. In tedesco, ma è grillo, scusa, è Beppe. Che è un pezzo di merda. Se noi avessimo una regia attenta, questo l'avrebbe messo la base. Senti. Allora è attento. Zitto, c'è anche il karaoke della Champions League. Testo originale. Cantata dal volo? Aspetta. Scaldati. Che il prossimo anno in Coppa Campioni ci siamo anche noi. Da fastidio. Io mi sto scaldando la voce. Ma a parte questa roba. Toccati le palle, vale. Eccoci. Alza, dopo bestia. La figura di merda di ieri. Eccola. È francese. Se sono le migliori equipe.
queste sono le migliori squadre. Vai, vai. Vai, Bertini. È appena parte. No, sono quello del volo, Ah, quello sì? più bello. Queste sono le migliori squadre. Si, ma dice chi è? Si è Sinde di Albert Gestum. Vedi questo è in tedesco? Francese e tedesco? Manfred. Ma scusa, Beppe. Aspetta un attimo. L'evento principale. I maestri. Dei master. I migliori. Le squadre più grandi. I campioni. No, scusa. Si è fatta bene. Sì, va stavo benissimo. Per morire a un certo punto, ma okay. Bene, benissimo. Bene, male, non le bestie, sono le bestie. Non le bestie. Le bestie. Allora, bro, no. Basta. No, no, volevo sentire, scusa. Allora, cosa ne dici? Cosa ne dici di questa sigla bellissima in tedesco di Beppe? È sempre la solita. Siete schiavi della Germania e vi fate cantare in tedesco. La sigla della Champions League, comunque ragazzi, se volete messaggiare con noi lo potete fare al 380 806, oppure 8007, oppure glielo appoggiate, oppure e ricordate, se volete messaggiare con noi mandateci, sta mangiando una mela, guarda, qui ma guarda, mangia la mela con i libri di scuola. Io non ho mai visto tagliare una mela così, eh. Io muoro a vedere una cosa del genere. Allora ragazzi, una mela al giorno toglie il medico di se tu gliela tiri in groppone andando via a casa tua. Pam! E il medico va via, capito? E il medico va via. Bene, allora ragazzi, mela sa di cane morto. Puntata speciale, appunto, un anno di Radio Rosa, non abbiamo nemmeno una torta, non c'è nessuno che ci fa gli auguri, nessuno non ci c'è... porta da bere, nessuno ci porta siete da mangiare. Siete delle merde. Abbiamo una grandissima esclusiva. No, si è detto sarà una puntata umile. Ah no, ora siamo umili quest'anno. Ah, oggi è una puntata umile. Umile, molto umile. Sì, oggi è l'umiltà. Pronto? Umiltà. Sì, pronto? Più umile, Raul. Ho capito. Come pronto? Non era il telefono. No, via, io non ho parole. Sei pronto? Però Raul è bravo a cantare la Champions League. No, non la canterò mai più. Però io... noi abbiamo anche un'esclusiva stasera, se rimanete con chi noi. Chi c'è? Se te vuoi il meteorologo, il meteorologo sì c'è. Ci puoi chiamare per favore Arbore? Grazie. Aspetta, oggi ho visto a chi assomigliava. Quando c'è quando c'è tempo qui. Porca Valeria. Il numero è lì. Ma che è? Aspetta, telefoniamo Arbore. No, ora quando c'è il numero. Sì, ma che tu gli si telefona davvero? Dai, il numero è lì. Sta rispondendo, ora risponde. Sì, vai, pronto? Pronto? Aspetta, Raul, gli dai anche il numero di Blam 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 Belen, quella della farfallina, e la tua sorella c'ha un piccione al posto della farfallina. Ma senti il rumore. Pronto? Sì. Yeah. Eccoci qua. Salve, sono Giancarlo Magalli. Come state? Adesso è il comitato. Sbagliato numero. Il comitato, dice che come primo premio abbiamo un piatto di maccaroni. È un bombolone della sorella di Raul. No! Ma il vaso cinese chi se lo porta a casa? Sto cazzo! No, ragazzi, chi c'è? Charbert, pronto? Sì. Siamo partiti bene. Pronto? Non risponde. C'è nessuno, non risponde. È occupato, riprova dopo. Dicevo, rimanete con noi perché stasera c'è un... Allora è un rispondere, attacca. C'è il telefono occupato. No, volevo dire... Chiama Magalli. C'è un'esclusiva soltanto per voi radioascoltatori di Radio Rosa... perché abbiamo portato un brano che è stato scartato da Sanremo. Mm-hmm. E non è facile averli, questi brani, perché in genere li tengono nascosti. Segreti. Per poi riciclarli. Riciclarli. No, questo è molto bello, non ne abbiamo ascoltato, però siccome si c'è... Ma si può mettere ora? No, dopo. No, si mette dopo. Poi se... chiamiamo solo anche... se rimanete dopo con noi. Dopo chiameremo anche l'autore, il cantautore, giusto. Chiamiamo. Comunque è un brano molto bello, è stato scartato perché all'interno c'è una pubblicità occulta. C'hai mica pronto la canzone che ti avevo chiesto e lo voglio dedicare a tutti i Vikings di Doha? No. Il regista ha detto perché fa come vuole? Perché fa come vuole? Ma la pubblicità a noi ci danno soldi? Chi ce li dà? Come potete vedere c'è una scaletta ben precisa in questo la programma. La scaletta gliela spacco i groppone a Pippo io. Ora vado di là e gli do una fila. Allora, dici cosa bisogna fare. Una cosa c'è la pubblicità? Pubblicità. Con calma. Io dopo vo' a maiala. No, aspetta. Sì, così imparate. Aspetta, con calma. E allora... Per dare la pubblicità c'è solo un modo educato, un modo per bene, no? Qual è? Vuoi farla te? Sì, la posso fare. Ma perché perché stasera siamo rimissivi così? Perché siamo umili, stasera siamo umili. Vai. Si può fare pubblicità anni 80? Vai. Ma perché plin, tu non l'hai plin, tortellin con sei uova di gallina ed un chilo di farina.
No, ora finisci. No, sono umile, non la finisco. Come finiva questa tutorial? Carne, grana, prosciuttini sono i veri tortellini. Ah, e io vo dalla tua sorella perché fa dei bei pompini. No! Pubblicità! Non si può dire. Il traliccio con i gemelli siamesi e Lorenzo Meazzini. Telelibera Viola, tutti i giovedì alle 14, tutte le informazioni sul mondo viola, in collaborazione con firenzeviola.it. AS Infissi, leader nel settore infissi, propone una vasta gamma di prodotti, finestre persiane in PVC, legno e alluminio, porte interne blindate, classiche di design, zanzariere e tutto quant'altro necessario alla chiusura della vostra casa. Offriamo recupero fiscale fino al 65% per tutto il 2015 e un extra sconto del 20% su infissi PVC fino al 30 giugno 2015. AS Infissi, la migliore efficienza energetica al miglior prezzo. La trovi a Prato, via Andrea della Robbia numero 1, angolo viale Montegrappa. Comunque ragazzi, dai gemelli siamesi, guardate Telelibera Viola perché è veramente la trasmissione più fantastica che c'è sulla Fiorentina. Te lo immagini d'altri. Bene ragazzi, Radio Rosa e questo è il traliccio. Mi levi l'eco per piacere, sembro Radio Rosa, solo musica italiana. Sembravo Papa Francesco. Oh ragazzi, Mario. Comunque Emiliano vesto da fuori con questo giubbotto e questi capelli è uguale a Wolverine. Wolverine, che sarebbe, però, diciamolo, chi era quel, Wolverine? Allora, è uno degli X-Men, il protagonista della Marvel, dei fumetti Marvel, ma è un pochino, diciamo, con meno addominali. No, ce l'aveva gli addominali. Anzi, guarda come gli funzionano. Ha aperto la porta agli addominali. No, ma è finta, dai. Non c'è verso. È finta. Se la mette soltanto per venire per fare Costanzo. Soltanto per venire in radio. No, stavamo dicendo, assomigliava a Wolverine, ma gli addominali. Io gli ho detto che non vuoi è vedere, vero. Vuoi vedere l'artiglio di Wolverine? Cos'è? Che è? Cos'è? A me mi sembra. Mettami in la pancia di Costanzo. Ragazzi, è birra, va bene? È birra, vai! Io voglio fare Bracardi. Bellino era Bracardi. Lo sai chi si fa Bracardi? Era umile. Lo sai chi si fa Bracardi? La sorella di Mea. La bracano tutti. Ci arrivano i saluti da Mauri Severi, dalla Clarissa. Anche noi vi risalutiamo. Vi si saluta, poi si saluta Igori, dopo si chiama Igori. Clarissa Bart. Mi ha detto Igori, c'ha da raccontarci una cosa incredibile. Sì, va quindi allora prendiamo due ore di tempo della trasmissione per farci per fare questa cosa. Grazie. Quindi, grande ragazzi, auguri per il vostro primo anno. E poi l'ho allevato, va bene. Comunque, grazie ragazzi per gli auguri. Stasera siamo molto remissivi. Come potete sentire, stasera siamo bravi. Proprio si fa una trasmissione tranquilla. Un fare uffie. Cosa fai? Sì, dicevo ragazzi, ma voi non vi si è sradicato niente con questo vento? No, sì, a me tu me lo dici. Ho parcheggiato davanti a casa, ritrovavo la macchina, l'ho ritrovata in piazza di Domo e c'avevo sopra anche la multa per il divieto di sosta. Domo perché... di Prato, No, no, Domo di Firenze. Dal vento? Sì. Sta il vento. Una cosa incredibile mi è successa, e non so voi, l'altra sera, quando c'era vento forte forte. Che è successo? Chi c'è cazzo? No, sentivo... No, l'altra sera ho acceso fari. Sì. Dal vento che c'era, i fari mi facevano un metro, poi la luce me la portava ci via sono il vento. Spenti? No, mi portava via il vento la luce. Come una candela. Voglio dire che abbiamo passato indenni questo weekend della festa della donna, ma un uomo... Io ragazzi vi dico la verità. Parliamo della secondo festa della me donna. Le donne sono la parte più femminile dell'animo umano. Che vuol dire? Che sono più donne gli uomini, sono più donne le donne degli uomini. Eh? Ah, meno male. Cioè io... ma guarda, ora è periodo, ora c'è parecchi uomini donna. Io però di questa cosa ne vorrei parlare con un professionista, una persona seria, un uomo che William. Se ne intende, William Gray. Vado a sentire se c'è. William! Il protagonista di 50 sfumature di grigio. 51. Che è arrivato. Sì, buonasera. Ciao William, come stai? Buonasera. Ciao ragazzi, bene. Come è andata questa festa della donna? Insomma, so che per te era difficile, no, da gestire la situazione. Aspetta un attimo. Donna seggiolata nella aspetta. Allora Pippo, è una cosa seria, cioè abbiamo un professionista, cioè, e tu mi metti una cosa seria. Se voi siete qua a prendere in giro, sappiate se voi siete qua a prendermi in giro, sappiate che ieri sera le vostre mogli le ho legate. Sì. Per le caviglie. Io non ce le ho. La mia si è sciolta, l'ho vista oggi. Sì. A giro. L'ho sciolta io, però prima gli ho tirato una seggiolata nel groppone e uno sgozzino. Ma un uomo bello come te. Sì. Ecco, bravissimo. Oh, come ha fatto a gestire questa orde di donne? Oh,
orde di donne allupate, eccitate. Si dice orgi. Con la palla. No, orge, orge. Come hai fatto? Raccontacelo. Il tuo savoir-faire. No, con la pala. La pala? Sì. Quella del contadino? Sì. Dove gliel'hai tirata la pala? Nel groppone. E con la tua ragazza come faccio? Cioè, glielo chiedo subito. Un attimo. Ah, l'ha portata? Sì, l'ho portata. Non sei venuto subito? No, 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 c'è Pucci, la ragazza. Ci ricordiamo, si chiama Pucci, eh? Pucci. Oh, no! Valentina, vieni qua! No, no, ma povera Pucci! No, ma perché gli ha fatto... Scusi, Notona gli ha fatto cambiare il colore dei capelli, non gli piaceva il biondo? Non mi fa cagare il biondo, aspetta un attimo. L'hai costretta? No, no, ma la sta trattando peggio di un cane, la sta trattando peggio di un cane, la sta trattando. Io il cane glielo tiro nei gruppi. Ma scusi, cos'è quella cosa rosa? No, è un guinzaglio. No, certo è guinzaglio, io lo porto a guinzaglio. Non è possibile. Vabbè, però gliel'ha messo rosa almeno. Ma io gliel'ho messo, poi dopo di che colore era non lo so. Senta, come... William, ma le poesie per le donne lei le ha condivise, gliel'ha lette? Certo, insomma, gliel'ho letta. Ce l'ha lei una poesia? Sì, se volete ve la faccio. La può decantare? Sì, la decanto. Anche perché lo sa come cosa ha detto Umberto Eco? No, non volevo dire una battuta. Umberto Eco ha detto: bisognerebbe tutti gli italiani, sì, tutti, che dicessero le poesie. No, 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 ogni giorno una poesia, una poesia diversa. Sì, gliela do. No, no, gliela do. Ce l'hai una poesia? Sì, gliela dà sempre ogni giorno. Dicela, dice, decanta. Vada, vada, ce la decanti, William. Ti ho guardato, ti ho guardata nel volto. A me? No, alla, alla stronza. Alla, no, alla, no, no, Pucci, alla, Pucci, Pucci. Ti ho guardato nel volto. Sì. Ti ho guardata le labbra. Quali? Quali? Quelle... No, quelle là. Io le no. vedo tutte e quattro. Vabbè, ho capito. Ti ho guardata le gambe. Ti ho guardate la lonza. Lo so come si intitola? Lo sa, il guardone. Il guardone. No, a me le poesie alle donne non gliele dico. Io gli sfilo la schiena. Ma a pedate in culo. Vuol dire che quel libro che lei ha pubblicato, invece di leggerlo, gliel'ha tirato sui groppone. Mi faccio andare nel naso. Ah, proprio nel naso? Sì, forte. Ma hai visto? È un po' meno. È un po', meno... sì, è un po' chihuahua. È chihuahua? È schiacciata? Sì. Che cretina, vieni qua. Mi piace essere trattata così, eh? Vabbè, William. Senta, William, ma lo sa che lei ha... Lei ha una voce, l'hai riconosciuto? Sì. No. Ha una voce molto tipo... simile a, a chi? A un ragazzo che fa serate, che canta, molto bravo, eh? A chi? Senti questa voce molto profonda. Ma lei fa anche karaoke? Sì, faccio karaoke. Lei, cioè, presta il microfono e lo fa, fa canto cantare? Canto acqua e sale. Fa bene? Sulle frustate fa bene, no. Perché se prima le frustate perché si poi... sgonfia. No, no, perché frizza, perché frizza. Per quel pacchetto mi diceva da Amsterdam. Il pacchetto è qua, guarda, è arrivato, se guardi basso, in basso lo no, vedi, non il quello, pacchetto. Il pacchetto da Amsterdam dal negozio, quello... Il vibratore pneumatico 5 movimenti, pneumatico. 5 movimenti, sì, esatto, quello a scoppio, il vibratore era il regalo per la sua ragazza, il regalo per la stronza, il sì, 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 il regalo per la stronza, cioè a benzina, gli è piaciuto? Sì, a benzina, no, va a miscela, ai 5, gli è piaciuto? Gli è piaciuto, glielo chieda, sì, aspetti, ti è piaciuto il vibratore a scoppio? Aspetti, ha detto di no, vado un attimo di là. Ma gli di... come no, no, ma dove gliel'ha messo? Aspetti, ora glielo dico dove gliel'ha messo, aspetta un attimo, William, su. Ma non ti è piaciuto? Oh, benissimo, ho parlato con la mia ragazza, ha detto gli è piaciuto. No, perché rischia anche di rompere la radio, William, lei è un po'... Il radio gli ho rotto io, è l'un. Vuole salutare le donne all'ascolto? Sì, ciao stronze. Ecco, perfetto, grazie a William Gray, l'uomo che non deve chiedere mai. Io ragazzi, guarda... No, oh ragazzi, William Gray ci fa andare tutti nei casini, io ve lo dico, perché no. Le donne vanno trattate per bene. Ma non solo, io guarda, rimango abrasivo, davvero. No, no, William Gray è tremendo. Io voglio dedicare una canzone, se Pippo è pronto... Ma no, ancora no, ce n'è un'altra. È pronto? Ci sei? Allora... Voglio dedicare questa canzone a tutti i Vikings di Doha. Ah, va bene, va bene, va bene. Sì, sì, a tutti i Vikings di Doha, mandateci un messaggio, ragazzi. Ma è questa? Questa è la vostra e la nostra, il nostro grido di battaglia. Thunder! Thunderstruck. È Thunderstruck? Questa Thunderstruck. È bella. Ehi, boh. Ehi. Ma canta anche? Sì, giro di notte, l'anime perse. Stai zitto e ascolta. Ciao. Non canta. Sì, io la canto. Guarda, questa è famosissima. Alza Pippo, alza. Spacca. Ma tutte le lade. Forza, voglio vedere la gente incazzata. C'ha un intro di 3 minuti. Sulle mani. E dura 3 minuti e mezzo. Thunder. Sulle mani, ragazzi, con Thunder
Forza! Ora, come promesso, come sì. promesso, antecedentemente. Come? Antecedentemente. Che vuol dire? Ante vuol dire prima. Eccedente? Cedente perché si dice. E mente? Antecedentemente prima. Antecedentemente. Ma guarda, sì, aspetta, dove ce l'ho gli effetti? Comunque prima, prima. Antecedente. No, che cazzo ho fatto? Prima, non mi va prima la roba, si era parlato di una canzone. Non mi va, perché? Aspetta. Ah. No, ma vaffanculo, mai me è andato. Oh, via. Va bene. Comunque, vi parlavamo di una canzone scartata da Sanremo. E adesso ce l'abbiamo solo per voi. Ce l'abbiamo solo per voi. Noi appunto abbiamo detto che è stata buttata fuori perché all'interno è stata scartata, non scartata, buttata fuori. Sì, perché all'interno c'era una pubblicità occulta. Se vi riesce di captarla perché... ACDC, questo è Rock a Bestia, altro che Gianna Nannini, firmato il Tipone e non Timone. Grande Tipone, bello, grande Tipone. Questo è uno che ci capisce, questo è uno rock. Questo è uno che quando ha sentito la musica ha tirato giù il finestrino della macchina, la prima è scesa e gli ha dato una testata, capito? Vai, 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 io vai. Sono per le testate. La Ceres comincia a fare effetto. Ne voglio un'altra. Mi date una Ceres? Bene, allora dai, si può sentire questa canzone scartata da Sanremo? Mi raccomando, aguzzate le orecchie o gli orecchi. Aguzzate gli orecchi, tipo Star Trek. E che vuol dire? E vuol dire devono stare attenti e captare se anche loro sentano all'interno della canzone questo lo messaggio. Lo sai chi deve stare occulto? Attento? Parecchio? Sì. Quello che mi vuole lavare i vetri la mattina. Lui deve stare parecchio attento, perché se la mattina mi gira male... Lo sai che ho fatto io? Lo stiaccio. Lo sai che ho fatto io? Io c'avevo te dietro in macchina. Cioè io dormivo? Io ero avanti con la mia macchina. E te io? Dietro. Dormivo? È arrivato quello a pulirmi il vetro a me. E gli ho fatto, non a me, a quello dietro. Oh, ma ha lavato il vetro dietro, mi è toccato dagli sordino. E io? E te niente, te non ti ha lavato, ho lavato il vetro dietro. Dai, non a me. Fare italiano. Bene, allora merda. Ragazzi, ehi. Mi raccomando, dovete messaggiarci. Se sentite la pubblicità occulta all'interno di questo brano. E più che altro, se avete da recuperare dei crediti, chiamateci, se va a noi. Vai, forza, mandiamolo. Che succede? Un gran pezzo. Perché l'hanno scartato? Ah, io sono per lui. Anch'io, io lo voto. Io lo voto, il fiasco, sai. Quanti uccelli su nel cielo, proprio un nuvolone nero. Quella macchia tanto scura presto ci distruggerà. Quando ho aperto la persiana ho notato cosa strana. Sul frutteto del vicino uno stormo di stracchino. Di stracchino? Così ho pregato pure Dio, fa che voli sempre anche il mio. Ma qui ci vuole un toccasana, un brevetto alla Toscana. Salva la topa Beghelli, altrimenti a cosa servono gli uccelli? Noi siamo tutti fratelli, senza quella non ci divertiamo più. Salva la topa Beghelli, se poi sconfiggi tutti i nostri guai, ti faremo in piazza un monumento e tutto il mondo ti ringrazierà. Quanti uccelli e quali sono quelli utili ad un uomo? Non c'è più spazio per tutti e il becchime più non c'è. Lo vedo già con i miei occhi, voleranno anche i finocchi e voleranno tra le mele, occhio, e la cosa non mi va. Tu che sei un essere perfetto, dai regalaci un brevetto, ma soprattutto per piacere ora salvaci le mele. Salva la topa Beghelli, altrimenti a cosa servono gli uccelli? Noi siamo tutti fratelli, senza quella non ci divertiamo più. Salva la topa Beghelli, se poi sconfiggi tutti i nostri guai, ti faremo in piazza un monumento e tutto il mondo ti ringrazierà.
tutto il mondo gira sempre intorno a lei. Noi siamo tutti fratelli e senza quella non saremo nati mai. Salva la Topa Beghelli. Salva la Topa Beghelli. Te ne rendi conto? Beghelli ha inventato un bel prodottino, Lo so, però purtroppo questa canzone è stata buttata fuori, cioè buttata fuori da Sanremo perché parlava di Beghelli. Capito? No, non perché parlava di Topa, Ma no, assolutamente. Il Salva la Topa, cioè, è un messaggio, Pippo, me lo fai leggere per piacere? Allora, Cyborg presente, forza Radio Rosa, forza Vikings. Grandi, ecco. Grande Cyborg, grande, grande. L'ho detto bene, Vikings. Vikings. Rock and roll, la allora, ma la serata bene. Va avanti, continua. Ci abbiamo il mago, ci abbiamo il mago. Chi è il mago? Allora, sì, buonasera. Salve a tutti. Allora, ci faccia vedere il trucco. Questo qua c'è un gioco, un trucco, una magia. Bravissimo il mago. Guarda quanti sono questi. Quanti sono? Non lo so. Questi. Zero. E ora? Due. Fatto la magia. È un illusionista. Va bene, dai, ragazzi, allora. Ma oggi lo sai chi è bravo a far sparire con le carte? Ho perso. Ma è Gianni, mitico Gianni. Grandi ragazzi, Gianni. Un bacione di Sabini. Gianni, lei numero uno. Infatti, ciao Sabini. Infatti, Sabini ha riconosciuto l'autore della canzone. Ah, saluto il Sabini, Salutiamo il Sabini. Che venerdì scorso era veramente sotto pressione. Ma più che altro salutiamo Gianni. Sì, Gianni, ciao Gianni. Stiamo provando a collegarci con lui. Ma Beghelli che prende gli uccelli, beccato, grande Giannini, beccato anche lui. Ti pone in tutto, sono sempre io. Bene, allora, ce l'abbiamo in linea? Ce l'abbiamo Gianni in linea. Pronto Gianni? Ciao Gianni. Ce l'abbiamo, ciao ragazzi. Ciao Gianni, abbiamo appena ascoltato il tuo brano. Allora aspetta, te lo dico. Il numero 4 si chiama Il Brevetto. Il Brevetto, bellissimo pezzo. E ora dopo lo rimandiamo un'altra volta perché Salva la Topa Beghelli è un'invenzione. Insomma, dopo Salva la Vita e Salva la Vista... È importante salvare quello che dà la vita a tutti, no? Sì, più che altro ora c'è bisogno di salvarla, perché guarda, in giro ce n'è veramente poca. Senti, ascolta Gianni, ti leggo un messaggio. Praticamente noi abbiamo detto, lanciando questa canzone, abbiamo detto che è stata scartata da Sanremo perché all'interno c'era una pubblicità occulta. E ci stanno arrivando mille messaggi. Allora, c'è arrivato un messaggio, c'è scritto: ma quale pubblicità occulta? Hanno temuto che questa canzone vincesse il festival, per questo l'hanno scartata. No, no, ha avuto un successone, ci stanno mandando un monte di messaggi. Ma la gente è troppo buona. Pensa se avesse andato in coppia con Iva Zanicca, avrebbe vinto, secondo me. Iva Zanicca? Ma guarda, sai, io sono un po' difficile per queste cose. A una che mi fa la gatta morta sul tramonto, preferisco una topa viva sull'organo. Ascolta, Gianni, in macchina io e Raul abbiamo ascoltato il CD che ci ha regalato oggi pomeriggio. È veramente bello. Sì. E all'interno del CD, oltre a esserci, oltre alla tua voce, c'è anche la voce di un altro grande della comicità, si può dire, un altro grande toscano. È vero. Ecco, quando avete inciso vi siete divertiti? Sì, ma veramente. Ora tu ti riferisci al penultimo CD? Al penultimo CD, che è quello Gianni Giannini? Sì, ma è Topa Nera. Topa Nera. E dopo metteremo, anche Topa Insomma, Nera. Topa c'è sempre. La no, Topa c'è sempre. Vabbè, ma Gianni... non, quella non deve mancare mai, ragazzi, altrimenti qui la vita già ci sono pochi bambini che nascono. Insomma, mi sembra che va salvaguardata la natura. Sì, sì, ma poi Gianni è un buon gustaio, in quanto a donne, perché comunque voi non conoscete la Grazia, ma la Grazia è una bellissima donna, io ve lo dico. Sì, meno male non sta ascoltando la radio, mia moglie, accanto a me. Salutaci. E comunque, niente, noi abbiamo avuto l'occasione di lavorare con te e comunque abbiamo iniziato questo percorso, si spera che ci porti tanta fortuna, ma sicuramente ci siamo divertiti a lavorare con te e ci divertiremo. Ma penso che la cosa andrà anche avanti, perché quello che vi avevo promesso stasera è andato in porto. No, davvero? Non diciamo niente, ma questa è una cosa fantastica. È andata in porto a bestia, come si dice. A bestia. Quindi adesso noi brinderemo senza dire niente, brinderemo a questa cosa. Ecco. Dunque, volevo dirvi che abbiamo anche altre richieste per quello che abbiamo fatto in teatro a Pistoia. Tre strani in treno. Sì, che è piaciuta moltissimo, anche a me, sinceramente. Anche a noi. Peccato che non l'ho potuta vedere da sotto perché ero di sopra.
Lo sai chi è che non vede niente da sotto perché spesso è di sopra? La sorella di Raul. No, non c'entra niente. La sorella di Raul. Non c'entra niente, guarda Gianni, la mia sorella, ma non c'entra niente poi. No, non c'entra la sua sorella, ma nella tua sorella c'entrano quegli altri. No, ma lei, la sua sorella ha sempre avuto alti e bassi, però gli piacevano tutti e due. Allora, ascolta, qui c'è una congiura contro la mia sorella. Stiamo scherzando, anche perché non mi permetterei mai, poi no. Non conosco tua sorella, per cui... Te la presento io, te la presento io. È molto conosciuta Gianni. Ok, io penso che sto entrando in galleria fra breve di dovrò... va bene. Ma, scusa, ma non hai detto che c'è Grazia sui divano o che sei in galleria ora... sui divano? Perché... Sì, perché in casa abbiamo platea e galleria. Cos'è sei in galleria? Perché tu... Vabbè Gianni, noi ti ringraziamo, scusaci dell'orario, ti abbiamo telefonato. Ma io ringrazio voi, tanto noi ci sentiamo personalmente domani. Assolutamente. Sì. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio, da Radio Rosa. Grazie. E poi bocca al lupo ragazzi, e mi raccomando, attenti al traliccio, per fortuna non tira più vento. Bravo. No, ecco, è rimasto in piedi anche il traliccio. E poi comunque ora quando vieni presto a Calenzano e andiamo a mangiare il fegato con i fagioli e le cipolle bianche, che è la fine del mondo. Sì, infatti la mia moglie se gli ho rifatto la permanente. La mia mi ha buttato fuori di casa. Va bene, va benissimo. Gianni, ascolta, a fine puntata metteremo un altro tuo brano, sicché insomma... Perfetto, ecco. E ricordatevi sempre, come disse Tognazzi nel film Amici miei, sì. L'importante nella vita non sono i soldi. Ma ecco. Cosa? L'importante è ridere. Ah, bello. Grande Gianni. Ridere, il brano del CD, ridere. L'importante è ridere, con soldi in tasca. Bellissimo. È ridere. Bene. Ciao Gianni. Ciao Gianni, un abbraccione. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Perché noi si sente Gianni, ormai noi Gianni lo conosciamo, no? Nel senso che quindi ci sembra una cosa naturale. Ma Giannini ha fatto la storia e sta facendo la storia della comicità toscana. Quindi la fortuna del nostro lavoro è anche incontrare questi personaggi che comunque ci fanno crescere, ci insegnano sia professionalmente ma anche un pochino di vita, se devo dire la verità. Sì, la vita di Gianni è una vita fantastica, un giorno lo chiamiamo e ce la facciamo raccontare. Tutti i martedì e giovedì alle 20 va in onda Pedalando, la trasmissione sul ciclismo toscano a cura di Massimo e Fabrizio Biondi. Scatta, piazza una botta quando siamo a 500 metri dalla conclusione. Grande corsa, grande finale, grande spettacolo e merita il successo. Lo sorprende, lo fa voltare e poi lo sorprende a 200 metri. Rientra a cappelli ma vince alla grande. Siamo uguali, in fondo. Forse cambierai le mie mani solo per un giorno. Non guardare le tue mani, non posso non seguirti, non voltarti mai. E forse venderai quanto vali, potrei darti il mondo. Yeah, questa era la canzone di Mark Ronson insieme a Bruno Mars, sempre all'interno di Radio Rosa, questo programma fantastico che si chiama Traliccio. Accanto a me, una delle voci più calde della radiofonia italiana, è Raul Guidotti. Ciao Raul, come stai? Lo sai perché ho la voce calda? Perché sono un calore. Eccoci. Per una volta hai sentito come si deve rientrare in radio? In questa maniera qui. Però in questa maniera lo fanno. Sì, ragazzi, sempre su RTS, ovviamente. Eccoci qua. Lo stanno facendo in tutte le radio del mondo. Eccoci qua su RTL.
Ma io ti vedrei, RDF. Io ti vedrei bene a fare una trasmissione. Dove da... c'è RD? Poi il resto non è. No, 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 no. Una trasmissione seria, però. Da solo, anzi, da facciamo solo. Un appello. Sì, prendetelo. Compratelo. Cioè, una qualsiasi radio. Ma abbiamo una sorpresa? Sì, perché una? Tu. Innanzitutto c'è una ragazza accanto. Sì, abbiamo una sorpresa che è. Facciamola parlare. Claudia Giannetti. Ma perché non vuole mai parlare? Claudia Giannalli. No. Giannelli. Giannelli. Giannelli, vieni qua. Emiliano si sta facendo gli affari suoi. Claudia Giannelli al posto di Emiliano Buttarone. Sì, senti, io ho delle rubriche da lanciare. Dovete sapere che è lei che richiede sempre Lorenzo Fragola, eh? Non è come vero. Mai ti piace questa canzone? Sì. È una canzone molto bella, in effetti piace anche a Pippo, che recentemente è single. Ma anche a te Lorenzo piace. E anche a me piace, perché a piace. Mi piace, io spero muoia. Ecco, Lorenzo Fragola, salutiamolo, un bravo ragazzo, ma Pippo, da quando è un uomo così disponibile. Ma povero Fragola. Gli piace tutte le canzoni d'amore, un po' come me, ma capito? Le Fragole mi fanno anche venire i buboni sulla lingua. Ma te hai raccattato qualche spicciolo? Perché io è passato un ragazzo e mi ha detto: posso venire in radio a raccontare la mia storia? Che io mi sono sposato con una ragazza cinese. E ti ha detto no? No, gli ho detto di sì. E viene, davvero? Mi ha detto: no, ma che vuoi raccontare a fare? Comunque, diciamo, la serata è ricca di rubriche. Venga, io vorrei aprire per la prima volta una rubrica e poi porteremo avanti anche nel tempo. Eccoci qua! Sì, pronto. Questa rubrica praticamente parla di musica, perché siamo in radio e ci vuole la musica. Sì, scusate, sono William. Chi è? Un altro nome? No, volevo dire una cosa. Posso aprire anch'io qualcosa? Vada, apra qualcosa. Stronza! La Pucci, vuole aprire la Pucci? Ma non l'ha aperta recentemente. Scusate, posso andare avanti con la mia rubrica? Avevo aperto. Lo sai qual è la cantante preferita della Pucci e di William Gray? Ma non me ne frega niente. Anastasia, perfetto. Voi lo sapete che io non ho un pisello, ma ho uno squalo. Anastasia. Posso dire questa cosa? Io non ho un pisello. Cosa c'ha lei? Uno squarna. Ecco, squarna? Uno squarna. Una motosega scoppia. Dopo il mea, dopo, no. Mea no, si legge dopo perché ora voglio fare la mia rubrica. Ma è arrivato un messaggio per il mea, non me ne frega, dopo si legge. Ha rotto i coglioni. Nessuno, una volta che c'è un messaggio nessuno per il mea, te lo cancella, per va me. Bene, chi è? Ciao, sono il mea, volevo anch'io leggere il mio messaggio. Allora ragazzi, siccome in sì, radio... ciao, sono un ascoltatore, mi importa un cazzo del messaggio del mea. In radio si parla di musica, però è molto facile lanciare le canzoni italiane del momento, le canzoni straniere del momento. Cioè, facile noi, come? Noi abbiamo fatto un esperimento. Che se siamo andati a cercare... Leva l'eco, mea, scusa, leva l'eco, anzi... Metti l'eco. Siamo andati a cercare... Metti l'eco. Lo sai che è successo le ieri sera? Le prime in classifica... Ah, proprio così, vai là. Le prime in classifica. Le prime in classifica delle altre nazioni. Delle altre nazioni. E per prima sentiamo la canzone prima in classifica della Finlandia. Dai. Sta a sentire. È vero, eh? Piace? È bello. No, lascia. No, gli garba a lui l'effetto. Gli garba la canzone finlandese. Allora, questa canzone è prima in classifica in Finlandia. Come si intitola, Raul? Aspetta, eh. Vabbè, pezzo pop, bellino. Si chiama Samsara. No, leggi la Samsara. Si chiama Martin Tungenbag. Con Rabanan Emilia. Samsara. Original mix. Samsara. Però diciamo che in Finlandia ancora sono... Senti? Bella. Sta accordando la chitarra. A me mi fa sesso. Senti, alza. Secondo me questa arriverà presto anche dalle nostre parti. A me questa canzone. Alzalo un po', Pippo, falla sentire come pompa. Benvenuti a tutti, ragazze. Ciao, senti, ragazzi, senti, sulle mani tutti insieme, dai, pompiamo. Ebbene, dalla Finlandia invece passiamo alla prima in classifica. Dove? Nel Cile. Bello Cile. Vabbè, questo è il reggaeton. È un po' spagnola. Questa c'è anche in Italia comunque, è Pitbull, è famoso lui. Traducila, Raul. Como io... Come gliele do. Come glielo do fit. Come glielo do fitto. Don Miguelo. No, dai Mugello. Come glielo do io dai Mugello. Comunque, ecco, in Cile questa è la prima classificata. Bella. No, aspetta, fammi sentire un po'. Ancora. Chissà se arriverà anche da noi. C'è già. E allora ciao ragazzi, sono William Gray, come glielo do fitto di Mugello. Quindi in Cile non c'è grossissime novità, ma ci spostiamo e andiamo in Thailandia. Andiamo in Thailandia. Questo è Lorenzo Fragola in inglese. Polycat. Chapter. Anzi no, sembra una canzone di Albano e Romina degli anni 80. Guarda, adesso sono un po' indietro. Chissà se magari non sono loro. Chapter 3. Sentiamolo un attimo.
bella. Secondo me questo denota una tranquillità del paese, la Thailandia. Polychet tra l'altro potrebbe essere più gatto. In Thailandia sono tranquilli. Gatto a sette code. No, ma in Thailandia sono perché, tranquilli. Lo sa perché sono tranquilli? Perché gli arriva lo tsunami, li porta via ogni 5 per 2. No, no, sono tranquilli perché... Perché trombano. Io continuo, ho le scimmiette poi. Comunque bene, sentiamo un altro passaggino di questa, Pippo. Raul, è vero che te in Thailandia sei andato a vedere quella che tira le palline da ping pong con la pasta? Dai, non si dice queste cose. Dai, hai detto bene, in Thailandia sono tranquillissimi. Passiamo dalla Thailandia alla canzone prima classificata in Nigeria. Eccoci. Molto bellina. È un reggae. Si intitola Wizkid Ojulejeba. No, in realtà tu non sai se uno dei due è il titolo e qual è. Ah, va bene, giusto. Lui è Wizkid. La canzone Ojulejeba. Credo. Ojulejeba. Sentiamola un po', alziamola, è bellina. Sai che dice? Lo sai che dice questa canzone? Italiano pezzo di merda. Ancora un pezzettino perché è bellina. Sai che dice? No! Vuoi calzino, vuoi accendino? Allora, secondo me questa rubrica è molto bellina. Poi la affineremo anche nelle prossime settimane. Se te, Emiliano, hai una richiesta... Allora, anch'io sono andato a vedere... Ma che c'è? Allora... Vuoi Leo? Ma non lo vuole lui Leco? Pippo. No, mettilo per te. Parli te con me. Allora, questa è la canzone che ho scelto io. Sono andato anch'io a ricercare un paese importante. Sono andato in Russia. E la prima in classifica in Russia, tutta dedicata a Divol, è questa. Aspetta che non... Okay. Pippo dorme come un ghiro. Eccola. Questa è la canzone. Vai, prima in classifica in Russia. Prima classifica. Il cantante è Divol. Naturalmente qui mi sta sciupando la mia rubrica, però. Però la voglio ascoltare tutta. Lasciamolo lavorare. La voglio ascoltare tutta. Forza ragazzi, stiamo tornando. Dai ragazzi, è ora. Ora. Tutti col pugno per Benino. Con la sinistra. Ma cos'è questo? A me mi calma. L'inno russo? Sì. Ma non è la prima in classifica? È la prima in classifica in russo. Sì, è da 50 anni la prima in classifica. E zitti tutti anche. Cioè... Senti che bellezza. Abbiamo avuto gli assaggi di tutti. Questa la voglio sentire tutta. Questa la voglio sentire tutta perché a me mi dà tranquillità. Come in Thailandia. Io Mario non ho parole. Senti che bellezza. O parlaci te con un russo. Non è facile. Bravi ragazzi. Senti qui. Bene, io senti, direi come spetta il cielo. Adesso dai. Bene, può bastare. Allora, questa un saluto a tutti i compagni. Noi abbiamo ancora in linea. Intanto ti faccio io il nostro Gianni Giannini, ci sei? No, io che cosa? Guardi, io c'ho Lello. È Lello, un amico. Sono di Marcello, quello che lavora come bidello, vicino al passaggio a livello, col coltello, taglia il fegatello. Ma chi è? Della mia sorella un bel budino. No, va bene. È un budino, guardi, il tempo è bello. Allora, lei è esperto in meteorologo, come si dice, Raul? Non lo so, ce lo dice lui. Il tempo, lei è esperto di tempo. Esperto di tempo. Quindi si vuole candidare, lei si vuole candidare come nuovo meteorologo di Radio Rosa. Cosa devo fare? No, non lo so, lei si vuole candidare, ha detto. Cioè, vuole... No, guardi, no, perché la candida Rosa può per le valle è un problema, ha capito? No, la candida. Lei si vuole candidare, quindi ci farà le previsioni del tempo della costa. Sì, guardi, nell'Italia di fin su. Sì. Ha schizzettato un po', ma subito smesso di cominciare. No, cosa vuol dire ha subito smesso non lo so, di cominciare? Non lo so. Raul. Dell'Italia del mezzo, dove siamo noi? Ha fatto cose in grande, c'è un'acqua a polle di grandi e parevano l'occhio di un negro. No, ma come? Ma no, ma. Poi nell'Italia per il giù ci conosco nessuno, ci deve essere nero, perché guardi il callo di destra stanotte mi ha fatto vedere occhio, ha capito? Il callo di destra stanotte non gli ha fatto vedere occhio. Sì. Non gli ha fatto chiudere occhio. Non gli ha fatto chiudere occhio, e quindi piove. Chi ha detto? Lo sa lei è perspirato, è costipace, è perspio. È presbite. Bravo. Per quanto riguarda la temperatura c'è notizie contrastanti. Sì. Ci hanno telefonato la moglie di Beppe. Sono andati su alla Betone fa una settimana bianca. La sua telefonata la sua è sempre sotto zero freddo bestia. La mia telefonata ha detto sempre sotto uno.
Proprio bene. Lo sapevo io. Lo sapevo io, porca miseria. Comunque, consiglio di Lallo, il tempo è bello. Ma senti, lo vedi, questo è più bravo di quell'altro. No, ma no, ma l'altro è serio. Ma che questo, perché questo no? No, ma che? Dice le bischerate. Ma che bischerate? Questo è bravo. Questo è bravo. Io voglio questo, io voglio Lello. Va bene, allora Lello, noi ti ringraziamo tanto per questo intervento. Ma voglio dire, Va bene, io Lello lo voglio in studio. Lello viene a trovarci in studio. Ora prendo accordi con Gianni, un amico di Lello, e lo porto in studio, perché qui ci vuole. Va bene. Grazie Lello, Lello, a presto. Ciao Lello, un abbraccione. Ciao. Lello è forte. C'è un messaggio, Emi, te lo scordi sempre. Sono nato in Ucraina. Ah, questo è Divo, che è nato in Ucraina. Io sbaglio sempre e metto l'inno russo. C'era i tempi. E quindi io adesso vado a cercare la prima classificata in Ucraina. Va bene. Pronto? 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 Chi è? Grande Gabriel Gori, buonasera. Grandissimi cavoli, mi chiamo Ebreo. Buonasera, è arrivato il tuo momento. Cioè, non nel senso che è arrivato il tuo momento. Ciao Gabriel, rock and roll la bestia. E ci hai detto che ci devi dare una bella notizia? No, due saluti vi devo fare. Subito? Allora, vi racconto che domenica sono andato a vedere uno spettacolo al Teatro Alias. Sì, chi c'era? Allora, il primo saluto ve lo fa i Falconi. Ah, Sergio, grande Sergio, un abbraccione. E il secondo Emidio Kelly. Sì, cavolo, io ci ho fatto tante cosine insieme. Capito, vi salutano voi loro due. Grazie. Risalutali, baciali da parte nostra. Sergio e Emilio. E cosa c'era in teatro all'Alias? Ma era uno spettacolo della compagnia, non Stenterello, quella dove sono io, ma... Il Grillo. Esatto. La compagnia del Grillo, e si intitolava lo spettacolo, te lo ricordi? Che un mix posso più, le orribili disavventure di un tifoso viola. Le disavventure di un tifoso viola. No, se lo ricorda, lo sai a memoria. E di cosa parla lo spettacolo? Allora, facciamo così, Gabriele. Dimmi, Gabriele. Allora, fai finta di essere un critico teatrale. E dici come è andata Un attimino come è andata la serata, di cosa è parlato, chi sono stati più bravi, di cosa tratta la commedia. Dai, fai. Però mi raccomando, in maniera celere. Allora, quindi diamo la linea al nostro critico teatrale, Gabriel Gori. Michael Gori, che fa più. Ma sta scoppiando. Cioè. Michael Gori sta morendo. Sta stiantando, c'ha il fiatone. Allora, aspetta. Caro Gori, buonasera da Radio Rosa. Abbiamo qui il nostro critico teatrale. Buonasera. Sì, buonasera. Allora. Vedi, è già più serio. Allora, buonasera, ci parli un attimo. Dove era lei a recensire cosa sabato? No, ero domenica. Sì, vabbè, domenica. Ero al Teatro Alias di Firenze a vedere uno spettacolo della compagnia teatrale Grillo. Lo spettacolo si chiamava Che un mi sposo più. Che un mi sposo più. Bello. Allora, ci recensisca questo spettacolo, ci dia una sua impressione. Gli è piaciuto? Sono stati bravi gli attori? La gente c'era? Come ci parli un po' dello spettacolo? Lo spettacolo praticamente è stato bellissimo, il teatro era tutto esaurito proprio in ordine di posto e devo dire bellissimo, era uno spettacolo in chiave moderna. Ascolta, scusa, siccome 12 anni fa, 13 anni fa l'ho fatta anche a questa commedia, me la ricordi un attimino, di cosa parla velocemente? Praticamente Dove si svolge? All'interno? Si svolge a Firenze praticamente, è uno spettacolo in vernacolo più o meno. Sì, no, ma dove si svolge? In una casa, in un albergo? Sì, in una casa. In una casa. E cosa succede? C'è la mamma? Chi c'è? Il babbo? No, c'è praticamente il protagonista che quella volta era Sergio, il Falconi. Sì, grandissimo. Che faceva il ruolo di un tifoso viola, un accanito tifoso viola. Ah, ma lo so, lo facevo io. No, lo facevo, quello che ritorna ubriaco e non riesce a mettere le chiavi nella porta. Raul, lo facevo io. Allora, Raul, no, non me lo ricordo, è 12 anni fa l'ho fatto. Gabriel, ricordagli il pezzo e Raul lo fa. Mi ricordo che ero vestito sempre, c'avevo anche le mutande della Fiorentina, perché una volta si rimane in mutande anche. No, quello non l'hanno fatto. No, quello c'hai il fisico, no, Sergio, quella, ma io sì. Quella era la tua sorella. No. No, te lo giuro, guarda, io avevo, ero tutto, anche calzini, tutto. E che facevi? Dici. Ora me lo ricordo. No, mi ricordo solo che tornavo a casa ubriaco e non mi riuscivo a infilare le chiavi. Allora ero io.
Quello sì, l'hanno fatto. E poi dice un'altra scena. Un aneddoto. Una scena. Un aneddoto, hanno detto, è che c'era uno che faceva l'architetto. Sì. Era tifoso della Juventus. Ecco. Era un gobbo. Sì, era un gobbo praticamente, come che voglio salutare i Sabini. Praticamente il Falcone ha fatto la battuta delle due pere di Juventus Fiorentina, 2-1. In che anno? Di quest'anno, quello Diamanti, Salah, capito? Quindi bella in quest'anno. Ora c'è il ritorno, come lo vedi se è il ritorno? Ma intanto vi dico che il ritorno è proprio il giorno in cui voi andate in diretta, martedì 7 aprile. Bravi, ma noi si porta bene, noi si porta bene. Porca è vero, me lo ricordo. Noi si porta bene con la Roma, si fece un gran partitone. È anche il compleanno del nostro regista. È anche il compleanno di Pippo. Quindi ci saranno grandi festeggiamenti. Speriamo. Pippo feel good, everybody, somebody baffino. Sì, ci devi dire? Che una volta voi siete stati a Strada in Casentino. Sì. Sì. Lo sapete, io ci vado tutte le estati lì in vacanza. E quest'anno non c'è. Noi siamo stati due anni in strada. Anzi, fra l'altro, salutiamo la Prologo di Strada in Chiane. Però vado ad agosto. Di Strada in Casentino. Ma guarda, tra l'altro, noi se sono continuiamo bravissimo. Così ci ritroviamo in strada. Ah, bella strada. Io la conosco, mi conosco tutti gli abitanti di strada. Te conosci anche i ragazzi della Prologo, li conosci? La Prologo di strada più o meno sì, però conosco i negozi. No, il ma macellaio. Tipo alla Prologo, macellaio. La biondina della Prologo c'ha un culino che è una cosa alla fine di mondo. È bellina. Sì, ma io vi consiglio la pizzeria dell'Arco Antico che lì fanno una pizza. No, ma noi ci carbaculi la ma pizza. Le cameriere sono buone? Ma che insomma sono meglio di macellaio saranno passa l'anima sua per il macellaio. No, le morte macellaio è scuro. Abbi pazienza, Gabri, io non lo sapevo il macellaio morto. Pace all'anima sua. Tranzollo, tranquillo. Tranzollo, chi è Tranzollo? Tranzollo. Vuol dire tranquillo. Ah, ragazzi, scusa, è un gergo. Pensavo si chiamasse lui Tranzollo. È un gergo moderno, è un gergo moderno. Io non lo so, non li conosco queste vabbè, cose. Vabbè, ma se io. Te sei vecchio, non è colpa di Gabriel, Ma era vecchio perlomeno. Sì, più o meno. Meno sì. Male, via. Vabbè, dai. Allora, un minuto di raccoglimento per il macellaio di strada. No, dai. Sì, io lo farei. Vabbè, ci dispiace, però poi Romo. Oh, vedrai. Però comunque strada la conosco bene, da 20 anni, da quando sono nato, che vado tutti gli agosto lì. Ma ora sono senza macelleria, cioè non c'è la macelleria è chiusa. Ora sono tutti vegani. Ora è chiusa, ora sì. Sono e vegani. Non riapre più? No, ma Raul, no, ora sono tutti vegani, ora è aperto solo l'ortolano. L'ortolano è vivo? L'ortolano ha voglia, sì, fame. Quindi sì. Quest'anno niente ciccia, tutte zucchine, tutte roba. Come si chiama l'ortolano, scusa Gabriele? L'ortolano è Fani. Allora salutiamo i Fani. Che sono diversi. Mi raccomando, Fani, reggi perché insomma, è importante. Accanto a Bad della Posta. Gabriel, sei pronto per il 10? Avrai il debutto a fianco certo, di Gemelli Siamesi. Certo, sono pronto per il 10 aprile. Se non ho qualche cedimento strutturale io. Se Raul sta bene, perché l'altra volta stava male, ma comunque Mea, se vuoi vestiti da prete, vieni. No, in Mea non si vuole. Ma dove vieni? In Mea ma non come si l'acqua? Ma scusa un attimo, dove l'hai invitato? Allo spettacolo dei Gemelli Siamesi hai invitato in Mea? No, ho detto se vuole. Ma se vuole? Non si vuole noi in Mea. Senti, qual è l'imitazione di Mea che ti piace più di tutti? Ma da quello che ho sentito mi piace molto quella di Pradè e di Max Bastianic. Anche quella Pradè, di Pezzali poi. Quella dire... di Pezzali ti è piaciuta? Che tu sei bravo come quell'imitatore originale. Ah, cioè sei Fabrizio Urbani. Sei più bravo. Fabrizio Urbani è l'imitatore originale di Max Pezzali. Sei più bravo, sì, imitatore degli imitatori. Però secondo me il Mea è più bravo. Aspetta un attimo, ti passiamo Max Pezzali. Aspetta, perché non lo sto sentendo. Aspetta, ti passiamo allora, Max. Ciao ragazzi, io sono Max Pezzali. Come va? Bene. C'è Gabriel. Ti aspetto a Firenze. Sì, io vengo, sì, io vengo. Ciao. Chi sei? Come ti chiami? Oh, come ti chiami? Ci siamo conosciuti il 10 novembre 2007.
E sti cazzi, io me lo ricordo no, perfettamente. Non dice sti cazzi. Non dice sti cazzi. Però... Sei pronto domani andare all'Università di Verona? E... A fare cosa all'Università di Verona? A fare un incontro di ecologia e tutta, sì. Le ore 16 all'aula. Gabriel, T3. Ma perché Gabriel sa tutto? Ma non lo so. Dimmi. Gabriel, io ho una sorpresa per te. Un grande presentatore della RAI ti apprezza tantissimo e vorrebbe averti in studio con lui nella trasmissione. Chi è? Luca Giurato, eccoci qua. Grande ciao, Giurato. Ciao Gabriele. Ti immagini che coppia che facciamo io e te? Una bella combriccola si fa. È una cosa fantastica. Tra l'altro Gabriel Gori, come si chiama, è bravissimo. Soprattutto è un grandissimo attore. Ho visto tanti film su YouTube, è veramente fantastico. E poi è anche amico di Paola Saluzzi. Sì, non tanto amico, però. Io mi ricordo quando vi siete baciati la prima volta nel camerino, vero, e c'era anche la nipote di Gigi D'Alessio. Non è vero. Senti, Gabriele, scusa, Gabriele, l'ultima domanda e poi ti mando via. Sì, no, devo mandare l'ultima domanda. Dobbiamo dare la pubblicità. No. Meno 9, Raul. Sì, meno 9, Ale. Alla puntata di Sarabanda. Gabriel, noi stasera ti vogliamo lasciare No, gli volevo domandare una cosa. Siccome lo sento così forbito, sì. Ho imparato questo vocabolo. Forbito è fantastico. Ma te che scuole fai, Gabriel? Ma io mi sono diplomato in terza superiore e poi ho smesso. Ma in terza superiore cosa? Ho lingue e ragioneria. Vedi? Che tu sa le lingue? Sì, le so abbastanza bene, dai. Me la cavo. Allora salutaci nella lingua e te la cavi meglio. Ma posso parlare in fiorentino? No, che fiorentino? No, okay. No, dai, la lingua. A parte gli scherzi, dai. Che cosa hai studiato? Dimmi le lingue, te lo chiedo io. Dai, russo, dimmi le lingue. Ma io so un pochino l'inglese, un po' il francese. E poi? Il francese, Raul. Ti hai detto tre lingue. Vabbè. Poi un pochino lo spagnolo, ma non lo so. No, bene. Allora in inglese, no, dai. No, in francese. Faccio un bel saluto in francese. Ah, in francese, sì. Ok. Allora, che salute Raul, Emiliano e Lorenzo. Aspetta, ma lo sai c'è qui a ascoltare? Secondo me era meglio se ti avevi fatto 5 anni invece di Gabriel. Raul, lo so. Gabriel, senti, ti scherzo, saluto. Tranquillo. Aspetta, Gabriel, c'è una sorpresa per te. Ti facciamo salutare. Okay. Abbiamo una ragazza che ti ama tantissimo e ti stima a bestia. Vai. Una sorpresa. Vai. Gabriel. Ehi là, ciao Claudia. Come stai? Tutto bene, finalmente sono guarito dall'influenza. Sono la Chiara. Ah, Chiara, scusa. No, Chiara. Non facciamo le furbe. Non è vero, qui, è la Claudia. No, non prendiamo in giro perché lui non ci può vedere. E parlano uguale. È in mea che fa gli schifo. È la Claudina. Però sono uguali praticamente, non c'è differenza. Ti dico una cosa, stasera dovevi venire perché in minigonna. Sì, davvero. Sicché sì. Dovevi esserci. Questo è vero, non è uno scherzo. Allora, ve lo dico, forse il prossimo mese dovrei venire con i Sabini. Ok, dai, ti si aspetta. Saluta Gabriel. Ciao Gabriel. Ciao. A presto. Gabriel, naturalmente abbiamo scherzato. Ciao Gabriel, a presto. Ci vuole bene a bestia. Ciao. Gabriel, sei il numero uno. Bene, eccoci, ragazzi, siamo. Eccoci dentro. Gli ultimi 20 minuti del traliccio. Siamo ancora rimasti qua su aggrappati. Ecco, intanto dalla vetrina qui di Via Erbosa passano amici, passano cagnolini. Parecchi cani passano. Buonasera, saluto anche te, Mea. Buonasera. Raimondo Vianello. Buonasera. No, ti riesce a fare anche Raimondo Vianello? Buonasera. Ah, c'è chi chiedeva un po' di imitazione. Allora le faccio un po' a raffia, così come faceva il vecchio Nicky Giustini. Ma io le farei. Il vecchio Nicky Giustini. Sì, Nicky Giustini sale sul palco e comincia a fare. Tutte le imitazioni a ruota, no? E come faceva? Dai, stile. Ma è buona tutte, eccoci qua, una cortazza. Buonasera, sono. Eccomi qua. Buonasera, sono Gianni Milà, tutto bene, come state? Sono Moggi, tutto bene, fantastica. Un saluto a tutti da Luciano di Capua. Ciao, sono Vasco. Oh ragazzi, una cosa bellissima, un saluto a Lorenzo. Per dire, no? No, va bene, bravo. Però in questa maniera io... Ciao, sono Eros Ramazzotti, anch'io ascolto sempre RDS. Va bene, sì. Però in questo modo sì, io... Non capisci? No, faccio figuruccia, no, con il pubblico, quindi perché? Anch'io dovrò fare un'imitazione. Allora, caro, un saluto intanto da Renato Zero, fai un'imitazione pure tu, vai. Va bene, la faccio, però me la devo ricordare perché è tanto tempo che non la faccio più. Va bene? Fa così. Chi è?
Io l'ho indovinato subito. Dimmi, dimmi, questo dimmi. È Pippo. Bravo, è Pippo. Ti vuol bravo, dire. Bravo. Non è facile. Detto Goofy, eh? Cioè in inglese è Goofy. Davvero? Sì, sì, si chiama Goofy. Perché te leggi anche. Scritto Goofy. No, perché tu pensai che io mi intendo un po' di fumetti. Di. Ah, già, è vero, ma li leggi ancora? Le ho letti. Comunque sia qualcosa, mi piace sempre andare a riscoprire. E la Disney, insomma, ha fatto la storia, no? Del fumetto e personaggi. Lo so. Sai come si chiamano in originale, no? Paperino si chiama Donald Duck. Sì, Donald Duck, sì. Mickey Mouse. E Topolino. E Topolino, però poi in inglese sarebbe Michele. Cioè, Michele il topo? Se tu trasformassi davvero? Mickey Mouse sarebbe Mickey, è il diminutivo di Michele. Michele il topo. È stato Michele il topo. Il nostro mito. Minnie the Mouse è Minnie. Minnie. Che non ha una traduzione in italiano, Minnie, non c'è un nome. Mimma, no. Forse. Le minne, però no, le no, minne, quelle erano no, altre cose. Un'altra cosa. Poi Pippo è stato trasformato, cioè Goofy scritto Goofy. Pippo, lo sai ora che me lo dici? Forse Pluto, credo che si chiami sempre Pluto. Ah, ecco, ma ora quali sono i personaggi vanno per la maggiore? Sì, vuoi dire? Più che altro i fumetti che vanno per beh, la maggiore. Beh, comunque sia, TNT. Grazie a. Davvero? Andavano. No. Ma ora no. Quelli si comprano. Grazie ora. Ai risultati ottimi del botteghino nei cinema, penso che la Marvel sia quella che. Ma la Marvel chi? La Marvel è la marca storica. Tu vabbè, lo sai, allora. Dell'Uomo Ragno, Hulk, i Fantastici 4. Allora, parlami del Dottor Strange. Dottor Strange è quello che ancora non hanno fatto il film, ma sta per uscire. Dottor Strange è fantastico. Dottor Strange è meraviglioso e tra l'altro lega tutti i personaggi. Quali perché lui esce un po' aveva? Lui ragazzi è un mago. No, non è un mago. Ecco, ma è uno stregone esattamente. Ma è cosa fa? Ti trasporta nelle dimensioni parallele. Parallele, un po' come fa anche Pradè in casa no, Pradè. Un po' come fa un altro personaggio della Marvel. Che è? Che si chiama Pugno di Ferro. Ti piace Pugno di Ferro? Pugno di Ferro è fantastico. E c'ha un vestito giallo con azzurro, verde con un giallo. Un costume verde con un mantello giallo e una mezza maschera una gialla. Una lucertola. È bravissimo. Comunque, però il più forte sì. Supereroe della Marvel per te, chi è? No, no per me. No. Per me? Per tutti, cioè Zagor. Chi è? No, no, il più forte intendi a livello fisico? A livello di tutto. Chi sta parlando di cose serie, eh? No. Beh, il più forte di tutti, allora, indistruttibile. Allora. Ma no a te. Anche per la Marvel, che una volta gli hanno addirittura buttato addosso 4 testate nucleari e non Hulk, è Hulk. È il personaggio più potente. Hulk è impressionante. Hulk. Che fra l'altro Hulk ha anche sconfitto Thor. Sì. Nel numero 1500 di Avenge. Come ne sai, mi piace impazzire. Vai. Nel numero 1500 all'incirca di Avenge è morto, muore Thor e lo ammazza. Nonostante Hulk. Thor avesse l'armatura tra l'altro apposta contro Hulk, la Thor Buster, però Hulk è una bestia. Ecco, tra l'altro ce la dovresti fare di che colore era Hulk? Verde. Ah, vedi, tra l'altro abbiamo Hulk, giallo, verde, rosso. Chi è? No, questo mi sembra questo più Godzilla. No, è Hulk. Va no, bene. Hulk è più c'ha più basso. Però ecco, allora visto che siete così specializzati, Hulk è malato. Visto siete così. Però il mio personaggio preferito, grazie per avermelo chiesto, sì. È chi? Iron Man. Ah, appunto. Sì, vabbè, ma Iron Man è artificiale. Ma prima che uscisse il film, Che fra l'altro Iron Man è l'unico personaggio artificiale, perché poi i personaggi della Marvel non è si dividono, si dividono, so tutto. Vai. Si dividono in. Allora, ci sono i personaggi praticamente che, no, che hanno l'armatura. Sì. Quindi di questi fa parte Iron Man. E i gormiti. Poi ci sono i personaggi alieni. Alieni. Che sono fantastici. Cioè, poi Madonna, è fantastica. Gli dei. Poi ci sono gli dei, che di Thor, Loki, che non è per il mal che di testa. Che non è Loki, nel senso. Poi ci sono i quelli che non gli hanno X-Men. Sì, gli X-Men. I mutanti sono. I mutanti. E poi ci sono quelli che non hanno che poteri. Che non hanno superpoteri, ma che però hanno l'intelligenza. Tipo Capitan America. Il che fa? Capitan America è un uomo modificato geneticamente, sì. Ma non ha superpoteri. Cioè c'ha una non fa niente? No, cioè, no è grosso, ha una forza. Però comunque beh, però muore. Occhio di Falco, secondo me, Occhio di Falco è meglio. È un agente segreto, che non ha superpoteri, però è un bravo arciere. È bravissimo con l'arco e c'ha tutte e ci vede bene. E c'ha queste frecce esplosive. Bravo. A me piaceva Margot di Lupin. Margot di Lupin, anche lei c'ha due superpoteri. Di Lupin. Di Lupin. A me, Margot di Lupin. Aspetta, è venuto il momento, di Paul Pogba?
Paul Pogba. No, comunque Margot di Lupin c'ha un superpotere. Sì, sì. Le zine. Quando io la vedevo, lo so, andavo in bagno. Tra l'altro, se c'è qualcuna che vuole essere o sa di essere la sosia di Margot o di Fujiko, come meglio chiamarla, venite, anzi ci venga in radio direttamente. Venga in radio che noi ci sdraia all'entrata. Che noi si, la stiamo cercando, e si massacra dai colpi. Comunque, un'altra, però, posso dire una cosa? Sì, sì. Ieri sera c'era la Juventus, chi ha giocato? Sassuolo? Sassuolo. A un certo punto è uscito. Ecco, te la volevo chiedere, vabbè. Chi è uscito? È uscito. Paul Pogba. No. 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 È entrato Pepe. Pepe. E per... è uscito Pereira. Sicché il terrorista ha fatto, esce Pepe per Pereira. Esce Pepe Pereira. Stanno bussando. Chi c'è? È ragazzi, chi è? Ciao Marino. Sono Lupin. Se avete visto Fujiko, oh, ditegli che sto aspettando di fuori con la mia bicicletta. Allora, di fuori si sente. Te sei Merigo. No, te sei Merigo. No, sono Lupin io. Sei Lupin. Sono Lupin terzo. No, te sei Merigo. No. E eri in cantina fino a ora. No, uscito. Se vedete Fujiko o Margon, io fra l'altro stasera sono anche abbastanza in pensiero perché non ci è venuto a trovare. Davvero. Nessuno ha attaccato Tokyo. Davvero. Togliere, perché Mazinga purtroppo è andato in per pensione. Finire la vostra saga del no, non abbiamo parlato della DC, non abbiamo parlato della DC, la DC non ha parlato della DC, la DC, ma che la DC, ma lui, cos'è lui, la DC, la Democrazia Cristiana, no, ma non è vero, no. Batman, Superman, Flash fanno parte di un'altra marca, l'uomo invisibile, no, no, l'uomo invisibile è della Marvel, però l'uomo allungabile, l'uomo invisibile è sempre della Marvel, è sempre, ma c'è anche nella DC, si chiama Plastic Man, i Fantastici 4, l'uomo di ghiaccio della Marvel, l'uomo di ghiaccio della Marvel. È della Marvel, però anche l'uomo di ghiaccio, Silver Surfer. No, non è Silver Surfer, non ti sbagliare. Ah, è vero, hai ragione. L'uomo di ghiaccio è un X-Men, Silver Surfer è un alieno. Comunque questa Surfer... cosa qui non interessa tanto. Ma come no, è pieno di nerd. C'è la gente. Di merde le si prestano. Di nerd. È pieno di merde. No, di nerd. No, queste sono delle merde. Ho fatto un angolo serio per una volta. Comunque, sì, ma anche a sedere sono delle nerd. Allora, ad esempio, i Pooh sono della Marvel. Vi faccio, posso farvi una promessa? Una promessa? Ma fa. La prossima settimana farò di tutto per portare qua dentro uno degli esperti dei fumetti, uno dei più grandi esperti che abbiamo in Toscana dei fumetti, che si chiama Manetti di cognome, è bravissimo, è un mio carissimo amico, verrà qua dentro e ci parlerà di tutti i fumetti della Marvel, è bravissimo. Buonasera a tutti. Ah, bene, abbiamo il Bertini. Buonasera. In chiusura c'è da fare veloce perché c'ho la macchina a doppia figa. Bertini, facciamo veloce. Le voglio dire che stasera la gara sarà molto difficile per me. Importa una sega a me della gara, io vinco comunque, perché non mi fate nulla. Te, Alex Tamburini, io se vengo lì ti strappo gli orecchi, capito? Te li strappo. Non sì. Ce l'ha gli orecchi. Ah, Tamburini. Ecco, dicevo io, non c'è il giurato dell'altro, è lo simpatico. C'è il giurato. Tra l'altro il Tamburini non c'è, ma stasera c'è stato, ha cantato prima chi è? Ha cantato la ragazza. Tamburini. La biondina. La biondina, e ha ottenuto un buonissimo risultato. La biondina? Che la non biondina possiamo ha fatto dire. Ma lo sai che gli fo io alla biondina. Ah, un'altra fortissima. Uppa. Che sicuramente diventerà, è la Frizzantina. Chi è? Allora, a me mi importa una sega. No, allora lei non deve fare così perché Frizzantina. Allora, di questi giurati io me li mangio a colazione. Allora, bene, forza, allora stasera... ce lo deve dimostrare. Ditemi chi è quello bello dei due e io lo picchio per primo. Ma si fa un giorno per uno. Io gli strappo la colonna vertebrale. Aspetta, dai, veloce, c'ho la macchina a doppia fila. Appunto, stasera cosa... Rock and roll, robot. Quale canzone ha portato stasera? Ho portato un classico. Sì. Classico della Pausini, si chiama La solitudine, per una canzone allegra dedicata a tutte le donne. Vai. E poi aspetti, fra l'altro, lei adesso quanti matrimoni ha già? Ah, già, io ho già 45 matrimoni fissati, più 82 cresime e 24 battesimi. E due divorzi. Questa canzone le più 5. Sì. Eccola. Bertini. Oh, se ne è andato. La solitudine. Alza la base, non sento nulla. Non cominci. Marco Senan. Oh, allora. Sei già andato via tre. Questo è un attentato, mi volevi far perdere. Vai. Ma non è parte, aspetta. Cos'è, il MEA? Se n'è andato e non ritorna. Però. Il treno delle 7:30 senza lui. Sì. Il cuore di metallo senza l'anima. No. Sì. Il freddo del mattino grigio di città. Città la scuola, il banco è vuoto e Marco è dentro me. Sì. Ci sono respiro con i pensieri miei. Che immagini brutte. Distanze enormi sembrano di...
corre, batte forte dentro me, chissà se tu me la dai. No, no, no. Come va? Leva, no, non leva. Parli mai. Leva la base. Cos'è successo? Leva la base, leva tutto, è un buffone. Guardi, lo sa cosa? Lei cosa? È un blef. Lo sa cosa? Lei è un blef. Voi siete delle merde. No. Leva Leo. No, lei guarda, veramente, io sono contento che Marco se ne sia andato, no. Me ne sarei andato anch'io. No. Però allora, prima di andare entravo dentro te. Allora, voi siete delle merde, ma avete cambiato il testo. No, hai scelto male. Avete levato la tonalità, a un certo punto non sentivo più nulla. Leo non era quello della Voice Craft. E le casse non sono della voice system. E allora voi mi avete rovinato l'arriera, ma io non me la fa rovinare da voi. Ha capito? 24 battesimi te un tu ce l'hai, no, hai capito? 85 matrimoni alle Stamburini, non tu ce l'avrai mai. Gli spacco la faccia ora qui. Senta, gli do un destro. Secondo me, Bertì, lei ha sbagliato proprio lei. Lei deve fare il pasticcio. Comunque, non parlate con me. Parlate con mio Filippino. Quello mi monta la roba, vai. Vai, parlate. Ma io parlo di Filippino che gli monta la moglie. Buonasera, Tignoli, come state? Ciao, Filippino. Allora, Filippino, come si lavora con il tambo? Molto bene, lui è un bravo padrone. E paga sempre, legolato. Ah, meno male. Senta, ma lei fa anche da mangiare? Io faccio anche da mangiare, però scusate, ora io devo andare via perché avere le macchine di mio patrone in doppia fila. Ma vaffanculo, vai, Filippo. Senta, dove va? Doppia fila, doppia fila. Vai là. Mi dica. Doppia fila ce lo dice due volte. Doppia fila due volte? Mi dica. È in quarta fila. Sì, signore, io sono filippino, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Lei abita? Dove abita? Babita. Senti, ma lei lo sa che i filippini sono noti perché c'hanno... Titi, no, io sono noto. No, se sei noto perché sei venuto. Hanno il pisellino piccino. E certo, se no si chiamavano Filipponi. La Filipponi è un'attrice toscana. Un saluto a tutti. Sono in diretta? Sì. Vuole salutare tutti gli amici miei filippini, che non siamo cinesi però noi, siamo filippini, voglio dirlo, Oddio, siamo più allegri. Un po' cinesi. Siamo più allegri e balliamo reggaeton. Ah sì, il reggaeton. E balliamo il reggaeton. Allora, io spero che tu muoia. Madonna, Livo! Si trova bene lei a Firenze, Filippino? Io padrone l'ho trovato molto bene perché Mr. Bettini molto bravo. Sì. Com'è? Non mi picchia mai. Ma lei come si chiama? Non ti picchia mai. Sì. Cingo Wasan. Come? Cingo Wasan. Ma dai, ma sì, ti levi da voglio. Cingo Wasan. Cingo, vieni, Cingo. Senti lo tratta, senti lo tratta. Sì, Cingo. E Pippo poi, invece manda messaggi. Ecco. Mi è piaciuto il filippino, eh? Vai via. Senti, sentite ragazzi, allora sono le 22:58. Io dedicherei una canzone a tutti quelli che hanno i cavalli. Va bene, allora dedichiamola perché il tempo metti stringe. Metti Leo. Allora questo è l'angolo del karaoke. Dammi Leo. L'anno del karaoke, sì, no, l'anno. No, ma perché ora buttarone tutte le sere di cantare? Perché mi garba e non mi rompete coglioni. Ma canta a casa tua. Ma io fai che voglio. Ah, perché c'è Mini Hucci, dice, bravo. Mini Hucci. Mini Hucci, no, ti lancio, Emiliano? Sì, ma piano. Allora, signore e signori, ora Kenny Rogers. The Gamble, everybody know. Ma che canta Gamble? In inglese, ragazzi. Gambler. Eh? Gambler. No, voglio provare in inglese, sta a vedere. Ma no, Gambler. Sì, Gambule. Vai, Gambler. Eccoci. Vai. Ma due minuti, eh? Ma che? Sì. Eccoci. Sì, sta partendo. Senti, bella. Dedicata ai Mini Hucci, dammi gli effetti. Woman Samsi. Train by Dover, I'm a dream cramble, I'm a bone to sleep, stone to string, the windows sound the darkness, to the border of us. Dai, va bene. È troppo veloce. No, va benissimo. No. Say it's home life, and the reading people face, yeah, call it water curry. By the way, they do speak. Hey! So, swamp, dope, mic. È cinese. Sing your face. È cinese. For the screen. Dai, però ora c'è l'inciso, so qui fanno bene, mi dai, impegnati. So you're holding in a bottle. And then arriva mai. Tomorrow. Aspetta. In bottle, siga, siga, siga. And ask me for life. Signori, siamo nella merda. Siamo nella merda, signori. His face looks... Signori, signori. Ben to go to... Però il vecchino lo fa. You can't know when the whole...
E quel giorno eravamo io, Johnny e Singapore, e andavamo verso Omaka, e da Omaka... Ragazzi, salutiamo tutti. Allora ringraziamo Radio Rosa. No, ma che, perché salutiamo? Ringraziamo Teleregione Toscana. Ma non saluto nessuno. Non ringrazio. Ci sentiamo martedì prossimo. Non ci sentiamo perché non vengo io. Allora io voglio scendiamo i soldi. Tutti dal traliccio. No, scendiamo tutti dal traliccio. Io voglio i soldi per fare questa cosa. Raul, chi c'è? Una rotonda sui mare. È morto, lascialo fare. Bene. Allora io, lo posso dire? Sì. C'è polemica, eh? No, non c'è polemica. Non c'è polemica. Allora, io voglio soldi perché sì. Se no sto a casa. Ti si danno, va bene? Quanto? Non lo so, quanto? Signore! 5 euro? Signore, anch'io voglio soldi! Ma vaffanculo, Filippino Maledetto. Bene, con questa richiesta di soldi noi lasciamo... Noi soldi! Ci vediamo, ci sentiamo avete e vediamo il ciao, ragazzi. Martedì prossimo. Allora, vota anche tu il traliccio, vai! Cosa vuoi votare? Vota! È una trasmissione. Per me è no! Voi siete comunisti! Ho pisciato, mi comunisti, siete dei comunisti! Sta zitto! Questa è una trasmissione non di è vero! Non è vero! Cosa è finito? Il nome del padre e del figlio, Spirito Buon Santo! Buon proseguimento! Dai, forza, bene, Pippo, via. Stai regina. Io sono invincibile. Buonanotte! Il traliccio con i gemelli siamesi e Lorenzo Meazzini. E Lorenzo Meazzini! Cazzo, ma porca... Spegni il coso! È possibile! Ora! Ma come è tornato, signore? Signore! Ma io... Tanto!